Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi della collezione di Natale che, come potete vedere dal volantino, uscirà lunedì 3 dicembre da Lidl. Naturalmente si tratta di Make Up Sien e si differenzia da tutte le altre edizioni natalizie da un packaging diverso in quanto ha tutte le rifiniture color oro. Già gli anni scorsi sono usciti moltissimi pezzi di questa collezione, io ne ho acquistati un bel po', quindi ora mi vedete in questo modo, ossia un bel po' struccata, perché volevo provare con voi ben 5 di queste novità. Viste le mie condizioni abbastanza strane, direi che possiamo iniziare a truccarci, così man mano vi parlo bene di tutta la collezione. Per prima cosa metto naturalmente il mio cerchietto, di modo che quando mi trucco ho tutto il viso sotto controllo. Vorrei seguire un po' tutto l'ordine del volantino, di modo che possa parlarvi bene di tutti i prodotti senza farmi sfuggire nulla della Million Sparkle. Per prima cosa, qui al prezzo di 1,79 € abbiamo la cipria, che in realtà non è una cipria ma è un rouge powder che, come potete vedere, è disponibile in due colorazioni. Io naturalmente ho deciso di acquistarla già l'anno scorso in quanto ha un inci ottimo, infatti è uno dei pochi prodotti della collezione che vi consiglio assolutamente sia per ingredienti che per resa sulla pelle. Nello specifico io ho la colorazione numero 04 Magic Moment. Sul volantino appunto è descritta come cipria, ma come potete vedere questo è un vero e proprio blush. Mi sono fornita quindi di specchio ed andiamo ad applicarla insieme. Il colore è un nude molto carino, vedete è un rosa abbastanza polveroso, forse sulla pelle risulterà più marroncino. Prelevo il prodotto con questo pennello da blush, batto l'eccesso. Wow, si vede tantissimo. Non è un blush luminoso, è un blush completamente matte e ha una scrivenza pazzesca. Andiamo anche nell'altra guancia. Mamma mia, che pigmentazione assurda! Devo dirvi che mi piace tantissimo. Posso dirvi che anche la durata non è affatto male e soprattutto mi piace il fatto che si sfumi davvero benissimo. Secondo me è un colore davvero molto carino. La confezione contiene 4,5 grammi di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Proseguiamo con il correttore. Come vedete abbiamo due nuance e il prezzo è di 1,49 €. Ogni confezione contiene 8 ml di prodotto. Naturalmente ragazze, non ho mai acquistato questo correttore perché purtroppo non ha un buon inci. Altro prodotto di cui non vedevo l'ora di parlarvi sono i rossetti. Come vedete sono disponibili in 4 colorazioni e hanno un prezzo di 1,79 €. Ho acquistato ben 2 colorazioni di questi rossetti e sono il numero 46 Iconic Bordeaux, che come potete vedere già da qui è un colore scuro, e poi il numero 44 Juicy Apricot. Vi swatcho subito il numero 46, che vedete è un rosso molto scuro e davvero molto autunnale, mentre il numero 44 è un colore molto diverso. Per prima cosa non è matte come il numero 46 in quanto ha dei micro glitterini, e seconda cosa è un arancione, forse meno scrivente, ecco, rispetto al bordeaux. Possiamo procedere quindi in primis ad applicare il numero 44. Ha una bella pigmentazione, non altissima, però ragazze è un colore molto carino. Come vi dicevo ha una scrivenza media, non troppo alta, e per avere un colore più intenso naturalmente ho bisogno di fare più passate. Secondo me per tutti i giorni, come vi dico sempre, i lipstick di Sien sono prodotti fantastici. Rimane un pochettino luminoso, non è 100% matte, e sulle labbra, soprattutto se le avete secche, è molto confortevole, perché comunque è un rossetto con un inci ottimo in quanto è a base di olio di ricino. Rimuovo il lipstick numero 44 e proviamo subito insieme il colore più scuro. Come potete vedere è stato molto facile rimuoverlo con una semplice salviettina struccante. Passiamo quindi a Iconic Bordeaux, il numero 46. Wow, pigmentazione molto più alta.
Questo è il colore dopo due passate di rossetto, è davvero molto bello, molto pigmentato, poi anche questo è molto confortevole. Volontariamente non ho messo alcuna matita contorno labbra perché in quel modo mi sarebbe stato più comodo applicare entrambi i rossetti, ma volevo appunto che vedeste il colore reale senza grandi sfalsamenti, ecco. Proseguiamo con 1,79 € e abbiamo il lucida labbra 10 ml a confezione, disponibile in 4 colorazioni. Ragazzi, a me i lucida labbra Sien non piacciono perché li trovo troppo appiccicosetti sulle labbra. Sono disponibili poi due mascara. Il primo è il mascara Extreme Lashes, prezzo 1,99 €, la confezione contiene 10 ml, e seconda cosa, il mascara volume, la confezione contiene 12 ml e ha un prezzo di 1,49 €. Non so sinceramente se entrambi i mascara siano validi, però sicuramente non hanno un buon inci. Anzi, fatemi sapere voi ragazze se li avete già provati e come vi siete trovate. Infine, smalti. Abbiamo ben 8 smalti, 11 ml a confezione e vengono tutti 1,49 €. Io ne ho ben due che utilizzo moltissimo, soprattutto nel periodo invernale, e sono il Dancing Queen, che è questo viola glitterato, e successivamente il Raki LED, che è questo rosso scuro, molto simile alla mia maglia e al rossetto, molto bello. Come sapete, adoro gli smalti Sien perché hanno un buon inci e una durata media. Proseguiamo poi con i burro cacao, che vengono 1,49 € al pezzo e sono disponibili 8 colorazioni. Il nome nello specifico è il Lip Butter, Silky Balm e Gloss. Non li trovo molto confortevoli, però so che hanno un inci abbastanza buono. Con questo ho terminato di parlarvi della collezione Million Sparkles, però visto che non ho trovato nessun prodotto occhi, avevo pensato di provare ad applicare il blush che ho messo sulle guance come ombretto, magari sfumato nella piega. Voglio vedere se è pigmentato anche applicato sull'occhio. Prelevo semplicemente il prodotto con un pennello da sfumatura, batto l'eccesso che è sempre tantissimo. Wow, davvero molto carino, cioè guardate, si vede tantissimo e sull'occhio sembra quasi un color salmone, molto molto bello, dà molta luce, anche se è matte, è proprio applicato solo lui da solo. Proseguo anche con l'altro occhio. Sono davvero molto entusiasta, anche perché è la prima volta che applico questo prodotto, cioè questo blush, ecco, come ombretto. Mi piace tantissimo. Questo, ragazze, è il risultato finale utilizzando alcuni dei prodotti della collezione natalizia Make Up Sien. Off camera vado ad applicare matita e mascara. Questo è il risultato finale dopo aver applicato mascara e matita a mo' di eyeliner. Ho messo anche un pochettino di illuminante e devo dirvi che questi prodotti della collezione mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto questo rossetto rosso e il blush, che è davvero un prodotto multifunzionale. Con questo, ragazzi, è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere come sempre cosa avete acquistato voi o cosa acquisterete con la collezione di Natale Sien. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!